sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo capitolo del libro del Siracide. Quelli che lo precedono, i capitoli che vanno dal 45 al 50, sono un bellissimo, ecco, elogio dei grandi personaggi dell'Antico Testamento e delle loro gesta. Testi molto belli da leggere e da assimilare, ma non molto adatti alla meditazione davanti all'Eucaristia, quindi sono stati volontariamente appunto messi, ma ecco, a conclusione di questo libro del Siracide è certamente raccomandabile farne oggetto di lettura personale. Invece l'ultimo capitolo, come abbiamo visto, è distinto in due parti, anzitutto un inno di lode, di adorazione e di gloria e di glorificazione del nome del Signore. Le parole sono molto belle: ti glorificherò, Signore mio Dio, ti loderò, mio Salvatore, glorificherò il tuo nome, perché fosti mio protettore, mio aiuto, hai liberato il mio corpo dalla perdizione, dal laccio di una lingua calunnatrice, dalle labbra che proferiscono menzogne. È il canto di chi, come l'autore del libro, Ben Sira, è l'autore del libro del Siracide, e narra certamente di un'esperienza che lui ha vissuto. Lui può dire queste cose perché ha fatto questa esperienza del Signore. Ecco, il sacrificio di lode nella Sacra Scrittura è appunto il frutto di labbra che lodano il Signore, essendo capace di non soltanto lodarlo per tutto quello che ha fatto fuori di noi, il che già non finiremo mai, per le opere della creazione e della redenzione. La lode che dobbiamo dare al Signore è una lode infinita, ma anche per quello che ha fatto in noi, nella nostra vita, nella nostra esistenza. Ecco, quindi sarà certamente bene, dinanzi al silenzio, ecco, confrontandoci anche un po' con le parole che poi continuano, no? Mi hai aiutato, mi hai salvato dai morsi di chi stava per divorarmi, dalla mano di quanti insidiavano la mia vita, dalle molte tribolazioni di cui soffrivo, eccetera, no? Quindi se noi, ripensando alla nostra esistenza, sappiamo individuare e sappiamo comporre nel nostro cuore il nostro personale canto di lode al Signore, ti lode, ti benedico perché in quella situazione, perché in quel problema, in quella tribolazione, in quella tentazione, in quell'angoscia, in quel momento difficile, in quella prova. Ecco, questo è un ottimo esercizio. Magari noi potessimo dire, non semplicemente ripetendo queste splendide parole, no? Signore mio Padre, tu sei il campione della mia salvezza. Dio è un campione, certamente, no? Ma campione della mia salvezza, cioè hai fatto un capolavoro nella mia esistenza perché mi hai realmente salvato, mi sento realmente salvato, e non come un sentimento vago, passeggero o emotivo, no? Ecco, ma come un qualcosa che è realmente fondato nei fatti e nelle vicende della mia esistenza, che io saprei anche raccontare, saprei rendere testimonianza anche in pubblico, saprei dire: il Signore mi ha salvato da questo, 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 questo e questo, rendendogli appunto anche pubblicamente gloria e onore, no? E per questo questa prima parte termina con: per tutto questo ti ringrazierò, ti loderò e benedirò il tuo nome. La seconda parte invece del testo è bellissima ed è quella che dà anche il titolo alla meditazione di questa sera. La sapienza è vicina e si può trovare. Di nuovo, ancora, ecco, l'autore fa riferimento alla sua esperienza di vita. Ero ancora giovane, prima di iniziare a viaggiare. Cosa ha fatto? Ha fatto la cosa che dovremmo fare tutti quanti. Ricercai assiduamente attenzione alla sapienza dove si trova nella preghiera. Se si vuole diventare sapienti, bisogna diventare uomini e donne di preghiera. La sapienza non si acquisisce studiando un sacco di cose. Studiando un sacco di cose si acquisisce la scienza, che poi bisogna vedere l'uso che ne facciamo. Ma la sapienza non viene dallo studio, ma viene dalla preghiera.
In che senso? Prosegue il testo. Davanti al santuario, pregando, la domandavo. C'è quel bellissimo passo, l'abbiamo meditato a suo tempo, del libro della sapienza, no? La preghiera di Salomone. Pregai e mi fu elargita la sapienza, implorai e venne in me lo spirito della prudenza, l'ho preferita a scettri, a potere, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, l'amai più della bellezza, della ricchezza, stimai un nulla tutto il resto dinanzi a lei, no? Quindi bisogna anzitutto chiederla, dice, pregando lo domandavo e fino alla fine la ricercherò, non dobbiamo mai stancarci di cercarla anche se l'abbiamo trovata, perché non c'è certamente pericolo di diventare troppo sapienti, c'è il serio pericolo di essere stolti, quindi il contrario, ma la sapienza non è mai troppa. Il mio piede si incamminò per la via retta, ecco un altro segreto, dalla giovinezza ho seguito le sue orme. Per trovare la sapienza ci vuole la preghiera, ma ci vuole anche una vita di grazia, di santità. La sapienza non abita, dice sempre la Sacra Scrittura, l'abbiamo meditato durante queste lunghe meditazioni sui libri sapienziali, in un corpo schiavo del peccato. Nulla è più distante dalla sapienza di una vita lontana da Dio e dalle sue leggi. Poi, ecco, una volta che si comincia a trovare la sapienza, occorre metterla in pratica. Ho deciso di metterla in pratica, sono stato zelante nel bene, non resterò confuso. Qui c'è l'eco delle parole di Gesù nel Vangelo, no? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia. Mentre chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Poi c'è un'altra espressione bellissima, questa è da incorniciare: la mia anima si è allenata in essa. Oggi sappiamo che tutti quanti fanno gli allenamenti, c'è la fitness, quindi il corpo deve essere super allenato e spesso e volentieri palestrato. Nessuno chiaramente vuole parlare contro l'allenamento del corpo, per carità, ma San Paolo dice che l'allenamento del corpo giova poco, anche se certamente in forma moderata non è proibito praticarlo. Invece l'allenamento dell'anima, l'esercizio dello spirito, è quello giova molto. Quanti tra quelli che hanno dei corpi statuari, ecco, appunto, possono dire che l'anima è ancora più statuaria del corpo, i muscoli dell'anima sono ancora più definiti e massicci di quelli che si mostrano esteriormente, perché questo dovrebbe essere. Niente di male a tenere il corpo in buona salute, purché l'anima stia in ottima salute, e anche questo è motivo di nostra riflessione. Attenzione che il nostro povero corpo certamente non è necessario, ecco, assolutamente essere super allenati o palestrati. Dobbiamo però avere nei suoi confronti quel rispetto necessario, perché ci deve sostenere fino a quando siamo sulla terra, per non maltrattarlo, quindi mettere a repentaglio la salute, salire troppo di peso, e tutte quante le cose che, oppure scendere troppo di peso, è la stessa cosa. Quindi, tutte le cose che possono mettere a repentaglio la nostra salute, a meno che il nostro Signore non permetta ad una malattia di provarci un po', ma per quanto sta in noi, senza idolatrarlo e senza pretendere chissà che cosa, dobbiamo fare in modo che il nostro corpo stia bene, ecco, perché con esso la nostra anima si può allenare, ma la nostra anima si allena fino a quando siamo sulla terra dentro questo corpo. E dobbiamo custodirlo, perché possiamo vivere la nostra giornata terrena fino al momento in cui nostro Signore ha stabilito la parola fine, e non in una sorta di suicidio anticipato che dipende purtroppo dalla nostra cattiva volontà. Il testo conclude con una bellissima esortazione, ecco: avvicinatevi voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola. Ecco, qui
si chiude prestando, ecco, appunto, la bocca e la parola alla sapienza stessa, no? Fino a quando volete rimanermi privi, mentre la vostra anima ne è tanto assetata, sete della sapienza ce l'ha sia chi sa di averla, cioè chi la desidera, ma anche chi non sa di averla o chi non pensa di averla. Essa è vicina e si può trovare. Quindi non ha Dio stabilito per esso una dimora irraggiungibile o che bisogna fare chissà quale grandi fatiche di Sisifo per trovarla. Basta chiederla nella preghiera, basta cercarla, quindi indagare, quindi aprire il cuore alla parola di Dio, aprire i canali corretti per entrarvi in contatto e vivere in grazia. Dice di nuovo l'autore: poco mi faticai e vi trovai per me una grande pace. E quindi si diletti in anima vostra della misericordia del Signore, non vergognatevi di lodarlo, e compite la vostra opera prima del tempo, ed egli a suo tempo vi ricompenserà. Bellissima questa conclusione, no? Compite la vostra opera prima del tempo, cioè prima del tempo della morte, prima del tempo in cui il tempo finirà. Noi non siamo eterni in questo mondo, ecco, siamo in cammino, siamo di passaggio, ecco, ma ogni giorno che passa è un giorno in meno che abbiamo da vivere in questa valle di lacrime, come diciamo nella Santa, nella Salve Regina. Ecco, se abbiamo compiuto bene la nostra opera nel tempo che ci è dato, a suo tempo, cioè nel tempo in cui finisce il tempo terreno e comincia il tempo della vita eterna, il Signore ci ricompenserà. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.